è questa Rose Valen? Ma come? Non sai chi è Mademoiselle Valen? Si vede proprio che non mi ascolti quando parlo. Sì, sì, ma chi era? Una donna incredibile. Ecco chi era. Vieni, ma Sherry. Ti racconterò la sua storia. Il giorno del mio 42esimo compleanno, quel primo novembre del 1940, mi arrivò quello che sarebbe stato il miglior regalo che avessi mai ricevuto. Il mio nome è Rose Vallon, sono addetta alla conservazione presso la Galleria del Jeu de Pomme, a Parigi. Fra tutti, sono la più laboriosa, seppur sottopagata, seppur solo una donna. In questo ultimo anno ho messo in discussione tutto ciò che credevo di sapere. Vi prego, Mademoiselle Vallon, di mantenere ad ogni costo il vostro posto al Jeu de Pomme, per vigilare sugli uomini della ERR che si sono appena insediati nel nostro museo. Annotate tutto e fatemi rapporto quotidianamente. Non si tratta soltanto di salvare il patrimonio artistico della Francia. Questa volta in gioco c'è molto di più. Dobbiamo difendere la bellezza e con essa il futuro del mondo, da chi minaccia di distruggerla. Ripongo in voi la più assoluta e incondizionata fiducia. Con l'entrata in guerra della Francia non ci resta che provare a salvare più opere d'arte possibile, un fatto che credevo di poter svolgere per conto mio, segnandomi i loro percorsi dalla Germania, come richiesto dal direttore, finché non feci la conoscenza di una ragazzina a dir poco straordinaria. Ho visto che le armate dell'ERR stavano portando via sempre più opere dal museo. Rose avrebbe avuto bisogno di una mano a trascrivere tutti a quegli appunti di dove sarebbero finite. Ah! Come? Io lavoro qui. Ora non più. Non abbiamo più bisogno di lei. Sapevo che sarebbe successo, prima o poi. Era inevitabile. Ma ora ho piani più grandi da seguire. Io, Rose Vallon, sarei diventata una spia. Una spia a regola d'arte.